Benvenute e benvenuti a tutti. Oggi puntata dedicata alla donna lavoratrice con figli, perché capita a tutte le mamme di avere dei sensi di colpa, che siano casalinghe o meno. Lavorano per necessità o per passione o ancora perché la carriera è importante e hanno paura di perdere il treno. Qualsiasi sia il motivo, appare chiaro che questa scelta l'abbiano presa proprio per dare a se stesse una vita migliore, ma soprattutto alla propria famiglia. Di questo ne voglio parlare con Antonella Nonnino, consigliere di amministrazione Nonnino. Benvenuta. Buongiorno a tutti. Grazie per essere qua con noi. Grazie dell'invito, grazie. Antonella, senta, tante volte è difficile dividersi fra lavoro e figli. Come si fa a prendere la scelta giusta e lei riesce a farlo? Allora, certamente, visto che insomma ormai sono adulta, ho cresciuto perché le mie bambine hanno ormai sono all'università, tutte e due. E nella nostra famiglia certamente c'è stato un esempio insomma, importante, la mamma, perché abbiamo sempre visto nostra madre lavorare in distilleria, in azienda, in ufficio e noi fin da bambine infatti siamo entrate in azienda proprio perché stavamo per stare con la mamma, no? Come vogliono fare di solito tutti i bambini, cioè stare vicino alla propria mamma. Per cui per me è stata una scelta, direi, naturale, prima di tutto lavorare e lavorare nell'azienda di famiglia. Noi amiamo profondamente la grappa e quindi è un lavoro che facciamo con passione e il desiderio di avere bambini è sempre stato un desiderio fortissimo che ho coronato, che ero anche adulta perché mi ero già laureata, già lavoravo, avevo 31 anni quando ho avuto Sofia e 35 quando ho avuto Gaia. Quindi la sua vita professionale comunque era già certamente sì, equilibrata. Infatti sotto questo punto di vista credo che potersi prima potersi concentrare sulle cose che ami, che ti interessano, poter anche crescere come persona. E poi per dire la verità io avrei forse desiderato averli un pochino prima, non sono arrivate subito e sono state molto molto desiderate e quindi per me la maternità è sempre un momento meraviglioso, penso, per una donna. Io parlo ovviamente della mia esperienza. Sì. Certamente io l'ho vissuta da adulta e con grande consapevolezza e questo lo ha reso veramente un momento straordinario della mia vita. Quindi prima, diciamo, il passo importante è quasi realizzarsi e dopo, appunto, accudire i figli. Ma è anche difficile, penso, proprio programmare. Certamente sì. Io amavo molto anche studiare, ho sempre dato una mano perché fin da ragazzine noi aiutavamo prima perché parte della famiglia e il lavoro si svolgeva, era sempre stato un lavoro molto intenso, soprattutto durante il periodo della distillazione che peraltro comincia tra poco e poi anch'io come le mie sorelle poi siamo entrate a lavorare a tempo pieno. Insomma, il desiderio di maternità è un desiderio che ho sempre avuto, sono molto felice delle mie bambine, ragazze, ormai ragazze, sì. Beh, ogni famiglia ha i propri bisogni, ha i propri conflitti, ha le proprie necessità. Come ci si organizza, cioè come si gestisce il tutto? In questo caso proprio lo chiedo a lei da mamma lavoratrice. Ma credo che non è un caso che molte donne che hanno anche una che ho realizzato una famiglia, hanno avuto dei figli, siano spesso delle persone che lavorano in proprio. Perché lavorare in proprio ti permette, io vivo addirittura quando ero appena appunto sposata e quando ho avuto le bambine, vivevo attaccata proprio alla distilleria, quindi questo mi permetteva anche di vivere intensamente sia il mio mondo del lavoro, sia il mondo della famiglia, le mie bambine. Per esempio potevo, se erano ammalate ed erano a casa, io potevo avevo questa fortuna di poter uscire dall'ufficio o dalla distilleria
dove mi trovavo e di andare per esempio a vedere se nel momento in cui passava il dottore per la visita o se era una situazione un po' più delicata. Ecco, il fatto di lavorare in proprio permette di avere molta più libertà. Poi ovviamente i tempi li recuperi, perché quando lavori in proprio lavori praticamente sempre, sei sempre a disposizione, però hai anche questa grande possibilità di ritagliarti dei momenti per la tua vita personale e soprattutto per le bambine in questo caso, che ovviamente venivano prima di tutto. Il lavoro è il lavoro, però le figlie sono ovviamente il punto di riferimento, no? Il pensiero fisso. Il cuore in tutti i sensi. Sì, è proprio la maternità. Sì, io sono molto felice, anche se ovviamente poi crescendo poi ci sono altri problemi. E devo dire anche che ho avuto anche il papà delle mie figlie, Luca, è stato un papà molto molto presente, questo anche, quindi organizzarsi certamente, nel mio caso la fortuna di lavorare nell'azienda di famiglia, quindi di potermi prendere anche dei momenti in orari magari che se uno a lavorare con degli orari fissi non può permettersi, ha altre opportunità ovviamente, facilitazioni, però questa certamente è stata una cosa molto positiva per me, e avere il padre di Sofia e di Gaia, Luca, che veramente è stato presentissimo, e anche quando erano piccole seguite nei compiti, lui è stato un papà molto presente, leggeva le storie, e credo che quando appunto mi chiedeva prima dell'organizzazione, certamente è importante capire che i figli se sono un desiderio di entrambi, è meraviglioso quando vengono anche cresciuti e ci si occupa entrambi di loro. Quindi una donna, mamma, lavoratrice riesce a far tutto. Sì, è una questione certamente di organizzazione, un po' forse anche di fortuna, perché di salute, perché ovviamente se io ovviamente parlo della mia esperienza, noi abbiamo sempre lavorato tanto, il mio datore di lavoro sono i miei genitori e mia madre è sempre stata molto molto demanding, come si direbbe, e anzi ha sempre, non ha mai... avuto, cioè tu prima di tutto sei qua, lavori, e quindi ricordati che questo i tuoi problemi personali sono i tuoi problemi, però questo ha fatto sì anche di obbligarti a diventare molto organizzata e ovviamente anche a fortificarti, perché questo, cioè il fatto di certamente la maternità e il desiderio anche di essere indipendente, quindi di lavorare, di crescere anche come persona, quindi non solo come mamma, ma anche come donna, ti rende anche più forte. Spesso, no, si discute anche della donna nella sua completezza, la donna anche quando ha poi figli non è solo madre, come non è solo persona che lavora, ha anche la sua vita poi privata. Proprio in merito a questo, come fa lei a prendere il suo tempo? Cioè una donna deve dedicarsi anche del tempo. Come riesce a ritagliare? Quello, per dire la verità, il tempo per me ho cominciato a prendermelo da grande, con le bambine cresciute ovviamente, perché finché le bambine erano piccole, tra il lavoro e le bambine non c'era tempo, cioè era senza fine, no? Come si dice. E poi le cose curiose, no? Parti per un viaggio di lavoro e ovviamente la sera prima che avresti bisogno di essere magari un attimo, di poter andare a dormire, non dico tranquilla, ma di dormire, fai la notte in bianco perché la bambina ha la febbre, ti svegli. Poi per esempio mi organizzavo sempre i viaggi in maniera di partire molto presto al mattino, per poter fare la serata insieme a mie figlie e poi tornare anche tardissimo in maniera di svegliarmi a casa, cioè di limitare allo stretto indispensabile, qualche volta anche viaggi lunghi, ma a contenerli il più possibile, perché ricordo con grande ovviamente tenerezza che quando tornavo da viaggi di lavoro che erano superiori ai 2-3 giorni, le bambine quando erano piccole e poi quando tornavo a casa volevano dormire sopra.
cioè il sentire il contatto, il Avevano contatto proprio è il bisogno di contatto, sì. sentirla. Dopo ovviamente, adesso ecco c'è una cosa molto bella, non quando sono piccolissimi, ma quando sono più grandi, il fatto di poter fare queste video call, no? Di Sì. poter vedere, cioè tu sei lontano, però ti vedono, non solo sentono la tua voce, ti vedono, e questo penso che io l'ho provato con le ragazzine ormai grandi, però certamente aiuta, aiuta un po'. Adesso il fatto che abbiamo tutti preso un po' a pratica, abbiamo questi telefonini, no, intelligenti che ti permettono, no, le video chat, Sì. ecco, questo aiuta, anche se credo che quando sono piccoli piccoli proprio c'è proprio il bisogno del toccare, proprio della vicinanza fisica. Infatti ricordo sempre che con le bambine piccole io cercavo durante le vacanze sempre di stare con loro, e di avere meno aiuti possibile, in maniera di essere io obbligata, ma non obbligata nel senso di proprio di stare con loro, di avere questa intimità, non so, e anche quando lavoravo, che lavoro ancora ovviamente, e, non so, mi ritagliavo gli spazi, il bagnetto, cioè i momenti proprio di intimità, anche se ero stravolta, il bagnetto glielo volevo fare io, perché è un modo di stare vicino, no? Di stare, sì. Di fare proprio gli atti quotidiani, Sì, no? Di una certo. famiglia, Certo, la certo. normalità. Sì. Antonella, prima di salutarla, ancora una domanda. Come si gestiscono gli imprevisti? Allora, certamente il fatto, noi siamo una famiglia numerosa e quindi insomma, ci sono tante Tanti possibilità. Il aiuti. fatto di avere delle persone a cui tu puoi fare affidamento, questo è importante. Lo notiamo anche per esempio con i nostri, noi abbiamo principalmente collaboratrici in azienda donne, e ti rendi conto che quelle che lavorano quasi sempre hanno o una mamma o una zia o una persona di fiducia, perché quando lasci tuo figlio, insomma, hai bisogno di essere anche tranquilla in questo Sì. senso. Io sono stata tanto fortunata perché ho Delfina, che è una persona meravigliosa e che è stato il punto di riferimento per le mie bambine, anche quando viaggiavo, sì, Si sentiva sì. serena a Sì, lasciare le proprie questo credo figlie che sia con molto lei. importante. Certamente oggi ci sono anche delle strutture che sono delle strutture serie che permettono alle mamme di lavorare, insomma, però poi ovviamente quando sono finiti gli orari e vieni a casa o quando il bambino non sta bene, ecco lì. Però il fatto anche di vivere io vivo a Percotto, ma comunque il Friuli Venezia Giulia è una regione con delle strutture anche, penso, non so, ospedaliere, dottori, medici. Avevamo la fortuna, per esempio, a Percotto, il dottor Tellini, il mitico dottor Tellini, che è appena andato in pensione, che addirittura fa le visite in casa. Ecco, tante piccole cose che sono fondamentali e che nel mio caso mi hanno dato la possibilità di andare avanti, di portare avanti tutti questi ambiti, e devo dire, credo anche, insomma, bene, ecco, Quindi o felicemente. famiglia, quindi gli aiuti o arrivano dalla famiglia oppure ci si può rivolgere Sì. anche a diverse strutture e anche a diversi professionisti. Ci sarebbe bisogno di più, ovviamente, no? È un tema di cui si dibatte sempre nel nostro paese, più asili nido, più. Ecco, adesso è entrato in vigore anche la possibilità anche per i papà di prendere, parlo quelli appunto che dipendenti, di prendere giorni di maternità. I ragazzi, noi notiamo oggi, sì, parlando ovviamente con le mie sorelle e anche con le mie figlie, oggi i padri, gli uomini, si dedicano molto di più ai figli rispetto a una Questa è una volta. fortuna. E questa è una cosa molto bella perché è un momento bellissimo della vita, e poterlo condividere credo che sia il massimo, Una no? gioia. Eh sì, una gioia proprio. Antonella Nonino, io la ringrazio per essere stata qui con noi. Noi ci fermiamo per 150 secondi, ci rivediamo fra pochissimo e parleremo con una psicologa proprio di questo settore, madre lavoratrice. A fra poco. Eccoci di nuovo qui, bentornati. E quindi come gestire i figli quando una donna è anche lavoratrice? Mi collego subito con la dottoressa Elisa Zanello, dirigente psicologa del Burlo Garofalo di Trieste. Benvenuta, dottoressa. Grazie, buongiorno. Buongiorno a lei.
Quindi una donna durante il periodo di gravidanza inizia già un processo di cambiamento e adattamento psicologico. Ma come conciliare l'identità di madre e lavoratrice? Queste due identità possono coesistere, dottoressa? Allora, come ha detto giustamente lei, già durante la gravidanza inizia un periodo di cambiamento, un vero e proprio processo. Non si tratta solo di cambiamenti fisici, ma anche di cambiamenti ovviamente psicologici. In questo periodo quindi cominciano un'elaborazione, per esempio, di nuovi ruoli, il passaggio da figlia a madre. Ma già nella gravidanza e anche successivamente, per esempio se una donna lavora, si trova anche a dover fare un adattamento sia interiore, diciamo, sia anche della vita quotidiana rispetto a quelli che sono normalmente gli impegni e le aspettative per una donna che lavora. Per quanto riguarda proprio la conciliazione di ruolo di madre e donna lavoratrice, ovviamente ognuno troverà nel corso della sua vita il giusto equilibrio. Su come conciliarli, secondo me è importante tenere presente il fatto che ci possono essere diverse aspettative nei confronti di noi stesse, nel senso ci si può aspettare di dover essere sempre ugualmente attive e produttive ed efficaci ed efficienti, facendo un po' di difficoltà invece a fare i conti con quello che richiede un po' il percorso anche magari della gravidanza, anche in senso proprio fisico. Magari, per esempio, ci sono situazioni. Magari mi scusi, una madre cerca anche di non sbagliare nulla e di far tutto in maniera corretta, anche proprio nei tempi, no? Avendo quasi il cronometro in tasca, si può dire così. Esatto. E nel senso, spesso si ha l'aspettativa, anche poi come ruolo genitoriale, di essere in qualche modo perfette e sempre all'altezza degli obiettivi, quando in realtà l'importante è, citando un famoso psicologo dello sviluppo, un ruolo di madre sufficientemente buona, nel senso non deve essere la madre perfetta, che non esiste, ma la madre che fa i conti anche con la vita reale e con, per esempio, mi viene in mente proprio il ruolo professionale, che può essere anche qualcosa di valore che viene un po' trasmesso anche ai figli, alle figlie, insomma. Non so se mi sono spiegata. Sì, sì, è stata chiarissima. Dottoressa, durante le prime esperienze sociali il bambino capisce che il proprio sé è diverso rispetto a quello della madre o del padre. Allora, come dare le giuste attenzioni al bambino, proprio in questo caso quando una donna è anche lavoratrice o entrambi i genitori sono lavoratori? Allora, c'è da dire innanzitutto che il periodo a cui lei si riferisce di sviluppo dei bambini e delle bambine naturalmente è un periodo che può mettere più o meno a dura prova i genitori. Quello che è secondo me importante, ma non solo per quella fase, ma in generale, è riuscire, e di nuovo ognuno, ogni genitore, ogni madre, ogni coppia anche lo troverà a modo suo, un equilibrio rispetto a tutti gli ambiti della vita, nel senso tutte anche le richieste che abbiamo, gli impegni che dobbiamo mantenere. Con questo intendo dire che è importante che il tempo a disposizione con il proprio figlio e la propria figlia sia un tempo di qualità. Quindi il fatto di tornare per esempio a casa dal lavoro molto stressati o molto presi da pensieri lavorativi è qualcosa che bisognerebbe riuscire a mettere un po' da parte nel momento in cui si entra in casa e ci si dedica ai bambini e ai propri figli, ecco. Quindi, come dicevo, un tempo di qualità e un tempo che, se possibile, man mano
sia anche piacevole e condiviso sia dal genitore che dal bambino, nel senso intendo fare qualcosa che può essere piacevole per entrambi. Da giochi come, non so, disegnare insieme mi viene in mente, Cose a banali. attività come? Cose banali, cose semplici. Esatto, cose semplici, però l'importante non è tanto il cosa si fa, ma il come si fa. Quindi in quel momento dedicarsi ed esserci, come dire, in quella situazione e dare le attenzioni che richiedono i bisogni dei bambini nella loro fase di sviluppo, insomma. Poi ovviamente sono diverse a seconda dell'età, però è importante proprio concentrarsi, come dire, nel qui e ora, ecco. Quindi lei dice non è importante cosa, ma come. Quindi anche semplicemente sistemare la cameretta oppure ascoltare una musica o guardare un libro. Esatto, assolutamente. Poi so che può essere difficile, ovviamente, staccare dal momento del lavoro e passare al momento della famiglia, ma magari ognuno può trovare i suoi piccoli momenti di respiro per poi rientrare con maggiore energia, insomma, e concentrarsi in quello che vuole fare con il proprio bambino e la propria bambina. Quindi un trucchetto, diciamo, per rientrare in quel ruolo da genitore, magari dopo il lavoro, quindi nel momento in cui si stacca il lavoro, al ritorno a casa, entrare in un'altra modalità, questo intende? Esatto, per esempio il tempo di rientro a casa. Può essere un tempo semplicemente del viaggio che sia 10 minuti, che sia mezz'ora, che sia di più o di meno, ma un tempo in cui, come dire, fare un distacco dai pensieri lavorativi è quello che poi invece si trova a casa. Una cosa semplice, ma. Una cosa semplice ma da fare, da mettere in atto. E, dottoressa, i bambini apprendono subito ma anche assorbono i nostri stati d'animo. Nella vita non si possono prevedere, no, alcuni avvenimenti. Quindi come gestire quelli inaspettati trasmettendo loro, cercando di trasmettere loro serenità? Beh, la prima cosa che mi viene da dire è proprio partendo dalla sua domanda, nel senso che i bambini, la prima cosa che fanno quando succede qualcosa di inaspettato è guardare il viso del genitore per capire come devono regolarsi, come devono interpretare quello che sta succedendo, non avendo loro ovviamente le informazioni rispetto alla realtà e l'esperienza che può avere ovviamente un adulto. Quindi in questo senso è importante che l'adulto che è per loro di riferimento in quel momento sia capace di, come dire, regolare la propria emotività, nel senso che se per esempio a sua volta è un po' spaventato o perplesso, è importante, come dire, non lasciarlo trasparire in modo troppo evidente, ma allo stesso tempo, quindi trasmettere sicurezza al bambino. Allo stesso tempo è anche importante che se effettivamente qualcosa ci preoccupa, i bambini sono molto ricettivi e si accorgono subito anche delle cose non dette. È importante non mentire, ma nello stesso tempo tutelarli. C'è un equilibrio difficile un po' da trovare, però è importante non dire bugie ai bambini e spiegare cosa sta succedendo, ma sempre a un livello tale, sia delle informazioni che si danno, sia l'emotività che si trasmette, che li aiuti anche a loro a farsi un'idea di quello che sta succedendo e di come possa essere affrontato. Non so se mi sono spiegata. Sì, è stata chiarissima. Quindi lei prima diceva, no, non bisogna raccontare bugie, no, ai bambini. Molte volte un genitore o un parente si trova in difficoltà magari nel raccontare un avvenimento.
come si prendono le misure in quel momento lì? Allora, la premessa, secondo me, è importante che è il genitore che conosce meglio di tutti il proprio bambino. Questo significa che può sapere, conoscendolo proprio, anche le modalità, le cose a cui fare riferimento che possono essere più utili per spiegargli qualche cosa e dare un senso. L'importante è non appesantirli. Adesso ovviamente noi parliamo di eventi imprevisti, quindi a me un po' per l'esperienza ospedaliera vengono in mente situazioni anche difficili. Sì. Allora, per esempio, in un caso di un lutto o di una malattia, è importante comunque dare l'informazione, però nel modo giusto per quel bambino, per quella età, ma soprattutto per quel singolo bambino o quella singola bambina che possa farsi un'idea di quello che succede, che è realistica e che possa poi aiutarlo a farvi fronte. Ecco, altrimenti il rischio è, perché è importante anche non dire bugie ai bambini, i bambini spesso tendono a fantasticare e immaginare cose molto peggiori e c'è molto il rischio quando succede qualcosa di brutto che si diano la colpa, non capendo cosa succede, non avendo informazioni dal contesto, possono pensare che sia successo qualcosa perché si accorgono che è cambiato qualcosa, però che sia colpa loro Sia in colpa qualche loro. modo. Sì. Dottoressa, io la ringrazio per essere stata con noi, quindi grazie alla dottoressa psicologa Elisa Zanello. Io vi saluto, noi ci rivediamo la prossima settimana e mi raccomando, se avete perso qualche puntata, le trovate tutte su YouTube. Grazie.